Ciao Seliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ma anche oggi, prima di iniziare questo video, salutiamo le tre personcine che hanno commentato di più nello scorso video, che sono Ouma, Pippi e Alessia. Vi mando un bacione e vi auguro una bellissima giornata. Mi raccomando, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentiate più che potete in questo qua. Un bacione e buona visione. Oddio, ma che capelliccio! Aspetta, come dice, che sembro. Ma che cos'è sta roba? Scusate, va già un po' meglio. Dato che non ho potuto pubblicare un altro video che avrei voluto tanto pubblicare, ma mi hanno detto che è meglio che non lo pubblicassi, ok, che magari può darsi che lo pubblico più avanti, fra qualche mese, devo assolutamente fare un altro video subitissimo perché non posso non pubblicare un giorno. Come vi avevo promesso, avrei pubblicato tutto il giorno, quindi adesso l'aiuto improvviserà con un nuovo video. Che poi si dovrà anche sbrigare per editarlo e tutto per poter appunto pubblicare oggi, ma ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Allora, che cos'è che dobbiamo fare oggi? Ah, sì, sono le 11 e mi devo sbrigare perché tra poco dobbiamo andare a prendere la Selena. Aspetta, sono le 11. Lei esce. Ah, non ne abbiamo tra pochissimo. Allora ho tempo di respirare. Ok, pensavo che mancasse tipo 20 minuti ad andare a prenderla, però no, lei esce all'una e io devo scendere di casa all'una perché mi accompagna la mia vicina di casa a prenderla, perché appunto Cree adesso è al lavoro e non può accompagnarmi, ma lui l'ha portata all'asilo. E dato che appunto la se le va ad una scuola che è proprio a 2 minuti in macchina, solo che abitiamo in un posto in cui non posso andarci a piedi, che sarebbero tipo 15 minuti a piedi, perché ha veramente un sacco di curve pericolosissime in cui appunto hanno detto che sono tantissime persone. Quindi per non rischiare appunto mi fa questo favore la mia vicina di casa. E allora io non posso andare sicuramente in pigiama a prendere la Selena a scuola, anche se sarebbe molto carino e molto comodo. E iniziamo truccandoci. E allora, che cosa lo schiaffi che c'ho oggi? Prima di tutto, anzi, prima di truccarci, pettiniamoci questi capelli. Ho già fatto colazione. Tra l'altro, mi sono resa conto di aver dimenticato di comprare le nuove, no, non le nuove, le vitamine, l'acido folico che io uso per la gravidanza. Quindi oggi, allora, Kristen oggi è giovedì e lui lavora soltanto il pranzo, e quindi ha detto che per le 3, 3 e mezza torna e dobbiamo assolutamente andare in farmacia per appunto ricomprare queste vitamine. Dice: no, questa patatina mi mancano. Oddio, che mangiano. Pancione, 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 che lo so. Allora, intanto pettino i capelli. Così, così, così. Vi giuro, non me l'aspettavo che non me lo facessero pubblicare. Solo che ho detto, dai, per fare un pochino più di suspense. A parte che so che voi pensate di sapere perché cos'è questo casting, ma vi assicuro che non è quello, è un'altra cosa, non ve l'aspetterete mai, 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 mai e poi mai. Però comunque, dai, io continuo ad incrociare le dita affinché vada tutto bene. Allora, mi sono pettinata, adesso i capelli pettinati, facciamo la piastra, sì, facciamo la piastra. Facciamo la piastra, così, non vedo l'ora che arrivi l'estate. Poi mi pentirò di averlo detto perché vedrete tutti i miei video come questo video. In questo video oggi vi presenterò la mia principessa. Ragazzi, io sto sudando, sudando. Madonna mia, ma che caldo fa sti giorni. Scusate le mie condizioni, ma veramente fa un caldo, penso ovunque. Madonna. Farò altro che dire che fa caldo, caldo, caldissimo, però in questo momento, oh, vorrei tanto che arrivasse già l'estate. Ok, chiusa, respira. Che cosa mi metto dopo? Se trovo una tutina, mi metto la tutina. Sì, che è comoda. Sarebbe perfetto. Tra l'altro, poi oggi andiamo finalmente a cambiare gestore, perché se no
Io sto facendo un casino con queste SIM, in pratica sono rimasta senza internet. Cioè, in pratica io ho finito 120 gigabyte in 3 giorni. Non è che io sto troppo tempo al telefono, raga, solo che io le applicazioni che uso per tipo caricare video, per editare video, per quello, per quell'altro, per YouTube, sono veramente molto pesanti e quindi... Però non capisco, non capisco proprio perché l'ho sempre fatto. Solo che l'unica spiegazione potrebbe essere il fatto che da questo mese, no, da fine mese ho iniziato a farmi da hotspot e collegare anche la TV. Quindi forse è quello che è la cosa più pesante, perché se no le altre cose le ho sempre fatte finora. E nulla, quindi bisogna che cambiamo gestore, perché se no io continuo a fregare la SIM di Cri, perché appunto dai, tanto lui ha lavoro, a me mi serve per pubblicare i video e lui ha la mia SIM che appunto in questo momento può solo fare chiamate, perché anche gli SMS non funzionano e in teoria quelli sono illimitati, quindi io non capisco che cosa sta succedendo. Ora facciamo una piastra veloce velocissima, e così poi ci possiamo rendere anche un pochino guardabili. Oh, forse oggi pomeriggio vediamo anche Michelle, perché stavamo parlando di andare a fare picnic per pranzo, solo che per pranzo appunto che non c'è, ma possiamo beccarci il pomeriggio, dopo le scrivo. Assolutamente. Cioè stanotte ho fatto un sogno stranissimo e è molto imbarazzante, perché essendo che io non vado a scuola da ormai anni, è stato troppo strano. In pratica ho sognato che ero in questa classe da poco, ma c'erano tutti tipo i miei compagni delle elementari e alcuni delle medie. E tipo stavamo facendo una materia che, cioè proprio quella doveva essere, era o matematica o comunque geometria, e io ovviamente bravissima in queste cose, no? E c'era la prof che mi sgridava perché mi diceva che non avevo studiato, oppure semplicemente che mi chiamava per fare un esercizio alla lavagna, e io ero tipo, che cosa devo fare? Era troppo strano, perché veramente io non vado a scuola ormai da... Dove... No, scherzo. Sì, 2020, da quando è iniziato il Covid. 2 anni. Ed era stranissimo, vi giuro. Non lo so, e poi sembrava un botto vero. Infatti poi quando mi sono risvegliata ho detto, oddio, ma era un sogno. E secondo me è proprio perché l'altro giorno stavo parlando, cioè ieri, stavo parlando con Cri riguardo la scuola, che magari appunto potevo fare un corso dopo che partorivo, appena ci comunque trovavo del tempo, roba del genere, per recuperare gli anni persi. E mi sa che questa cosa mi è proprio rimasta impressa, perché me la sono sognata. È stato un botto imbarazzante. Un botto. A parte che non sono più abituata a stare con persone magari della mia età, poi a scuola, che... In realtà è sì una cosa bella, ma una cosa strana, perché c'erano le prof che mi sgridavano, che mi parlavano, ed era stranissimo, non sono più abituata a questo tipo di cose. Mi sto facendo la piastra a casaccio, sappiatelo, di solito sono più perfettiva.
sono troppo contenta. Dai, pian piano ritorneranno ad essere fin qua. Pian piano. No, però veramente adesso finalmente posso dire che stanno ricrescendo e che lo vedo. È la gravidanza, ragazzi, è la gravidanza. Mi ricordo pure con la Serena. Sono arrivata in comunità che mi ricordo che avevo i capelli fin qua, tipo così. E poi, cioè, l'ho partorita neanche... No, sì, già quando l'ho partorita ce li avevo fin qua. Fin qua ce li avevo, erano lunghissimi. Ora per continuare mi trucco un pochino le lenti, non so se le metto, ora ci penso, forse non lo so, però mi ripasso un pochino le sopracciglia, metto qualcosa sulle labbra, mi rilavo i denti perché ho fatto colazione e poi forse anche un po' di blush, giusto per togliere questa pallidità dalla faccia, mamma mia. Allora... Io amo le spugnette per il trucco, vi giuro, sono bellissime. Sono proprio stupende. Poi le bagnate. Antistress proprio. Metto un pochino di questo. Dato che il correttore, raga, io sono uscita tipo tutti questi giorni, ma ci credete che ogni volta che esco me lo scordo, cioè prendo tutte le altre cose che non avevo in mente e quello me lo scordo sempre. Quindi adesso metto un pochino di questa cosa bianca. Non so come si chiama. Qui sugli occhi. Sugli occhiali. Ripassiamo le sopracciglia con il mio pennellino e il gel che uso sempre. Comunque questi cosi durano veramente un botto. Ok, vi comunico che stavate uscendo dal mio freezer da 5 secondi perché
Mi si era riscaldato troppo il telefono perché l'ho appoggiato sulla finestra dove picchiava proprio il sole. Solo che lì c'è la luce divina che mi fa i miei video. Però vabbè, l'universo non vuole e quindi il telefono poi mi si surriscalda e si appaga. E quindi l'ho messo un attimino nel freezer così si appunto si raffreddava. E allora, sopracciglia. Questi li prendi tipo una volta ogni morte di papa e ti durano per tutta la vita. Penso di non averne mai finito uno intero. Ma che tipo lo perdevo e quindi gli ricompro solo per quello. La settimana prossima devo anche andare a fare le ciglia, quindi vedo se oggi riesco a prendere già l'appuntamento, che poi l'altra volta secondo me la ragazza me le ha fatte, ma non troppo come io le volevo, perché io voglio sempre un volume veramente molto 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 che si vede tantissimo, molto esagerato. Solo che dato che appunto sono stata male, non so se ve l'ho così, ve l'ho raccontata, che appunto ho proprio vomitato l'anima, sarà per la posizione in cui ero e appunto che come ti fai le extension alle ciglia devi stare per tipo 2 ore e mezza tutte sdraiata in un lettino a pancia in su. Secondo me era quella posizione che a me non è piaciuta per niente, a quanto pare. Però la mia saguetta, che bella, vuole apparire un pochettino, deve soffrire. Metto un po' di blush. Ma proprio con un po' di blush intendo davvero un po' di blush, nel senso che non lo prendo nemmeno, ma metto i residui che ho nella brocetta che uso per il blush. Ok, in questo modo. E prima di andare a prendere la sele scendo un pochino prima di casa, che così porto anche il pranzo a traietto di sotto. E ok, così va bene, mi faccio un pochino di contorno labbra, così almeno facciamo finta che ce li ho. Sapete che c'era un periodo in cui io mi volevo rifare le labbra, ma tantissimo. Avevo 17 anni, ero in comunità e ne parlavo sempre un botto con questa mia amica. E nulla, però ripensandoci non le farei mai. Volevo proprio mettermi il silicone. Rifarmene, non filler, rifarmene. E invece ora che ci penso, no, sarebbe una cosa troppo esagerata sul mio viso, secondo me. Le lenti appunto non so se metterle. Ok, provo a metterle. Poi in caso le tolgo. Sono troppo in fissa con la canzone nuova di Danny Ocean. Mamma mia, che roba bella è. Ti fa venire un'allegria, una forza. Sono bellissime le sue canzoni, infatti. Tutte. Anche Me Reuso. Dembow. Stupende. Se c'è qualche altra 2003 qua che mi segue sul mio canale,
Fatemi sapere voi nei commenti come sfrutterete quei 500 euro che ci dà il comune da spendere tipo in concerti o musei o libri. Io non lo so ancora. Stavo pensando qualche libro, però è che io non ho molto tempo per leggere libri. Ci devo pensare. Allora, c'è la mia migliore amica che mi ha mandato che ci sono un botto di concerti, ma io sono incinta, ragazze, io non ci posso credere. Cioè, sapete che io sono di Rimino. Raga, a giugno arriva Maluma a Rimini. Che chi arriva mai a Rimini? Nessuno se lo caga mai a Rimini, ve lo giuro, mai nessun cantante va a Rimini. E oh mio Dio, stiamo parlando di Maluma. Quel papacito, sì, esattamente quello, va a Rimini a giugno, ma io sono ancora incinta. Vabbè, che anche se avessi appena partorito non andrei ad un concerto. Però, e sapete un'altra cosa? A luglio, il 4 luglio, che io ho la scadenza quel giorno, arrivano a fare un concerto a Milano. È l'Alfa. Sì, proprio quello lì che fa. È a culetto. Quello lì. E poi Mike Towers e Anita e altri. Ma, cioè, ma scherziamo? C'è proprio quest'anno che la Yusi non può, cioè, per questi mesi non poteva arrivare un pochino dopo, tipo anche 1 o 2 mesi. Se solo fossero arrivati anche tipo 2 o 3 mesetti dopo. No, Yusi! Ok, magari mi posso comprare. No, non ci saranno mai più. Non ci saranno mai. Mai nella vita troverò ancora i biglietti per il concerto di Justin Bieber che ci sarà a gennaio. Sono una believer. Solo che mi piaceva di più quando stavo con Selena Gomez. L'altro mi sa un po' falsa. Questa è la mia situazione attuale. Sono le mie condizioni e allora non lo so. Dobbiamo scegliere qualcosa. Ah, la tutina, abbiamo detto che forse volevo mettere quella nera, corta. Spero di trovarla. Spero di trovarla. Andiamo a cercare. Comunque, in effetti, conciata così, mi si è un po' innalzata l'autostima. Andiamo. Vi parlavo esattamente di questa tutina qua che è a maniche lunghe e invece ha le gambe corte. Visto che oggi c'è bella giornata, penso proprio che metterò questa. Quindi, parto? Di solito a tirare sulla cerniera, adesso mi aiuta sempre la Selenita. Non so com'è, ma ce l'ho fatta. Ok, mi piace veramente tanto. Ecco qui, questo è il mio outfit finale. Qui abbiamo un bel pancione, perché non si vede così dove finisce. Ok, esattamente questo qui. È super comodo, non mi stringe per niente e si vede super bene il mio pancino. Comunque, sapete come mi è successo? Ah, non ce l'ho di là. Avete presente la mia bellissima collana da gravidanza? Ok, non so dove portarla a riparare, però è successa una cosa stranissima. E se voi riuscite a darmi spiegazione di questo, io vi giuro, non lo so, mi sentirò scema per tutta la vita. Aspetta. Mio Dio, non ci posso credere, non la trovo perché l'avevo lasciata dentro la tasca dei pantaloni grigi di Cream, ma non so dove lui li abbia messi perché non li trovo. Comunque, vi spiego. Quella collana era lunga, ok? E in pratica era fatta da tanti pallini piccolini e tutti fermi e uno, il ciondolone, che girava, poteva girare, ok? È successo che, no, però è brutto, così non riesco a spiegare, però cioè io ci provo. In pratica è successo che tipo qualche settimana fa ero in cucina, avevo la collana addosso e mi si è incastrata la pallina in un cassetto e ho detto porca miseria, adesso mi si è rotta. Perché ho sentito ting, come se si fosse rotta proprio. Ho guardato e al collo avevo ancora chiusa la collana, ma senza la pallina. Ho tolto la collana. E ho visto che era proprio chiusa, non c'era nulla di rotto e se mi si è staccata la pallina, cioè doveva essere rotto qualcosa. Allora ho detto, ecco, ho trovato la pallina, vediamo se è rotta. E il ciondolino era, cioè raga, era chiuso. Cioè io penso di aver fatto una magia.
Non entra perché non poteva uscire quella pallina dalla mia collana. Ok, ce l'ho fatta, non ci posso credere, l'ho trovata. Allora, questa qui è la mia collana, che come vedete è chiusa in questo modo qua, dai gancini, e ha queste piccole perline che non si muovono, sono ferme. E qua abbiamo la nostra pallina, il nostro ciondolino, che andava tipo qua in mezzo. Vai, perdiamolo. Che andava tipo qua in mezzo, ok? E questa pallina quando era dentro poteva scivolare. Questo vuol dire che le palline piccoline possono entrare, ma solo quando la pallina è dentro, perché se io provo a infilare una pallina dentro, non entra. Ci ho già provato un botto, non entra, non entra, non entra. Questo non è per niente rotto, ma proprio per niente, per niente, per niente. E altra cosa. Qui, come vi ho detto prima, non ci passa la pallina perché questo è troppo grande. A parte che io ce l'avevo al collo quando si è rotta, quindi non può essere. Non si è aperta, infatti qua non può entrare, è impossibile. Ho anche provato aprendo così per infilarla, ma non può entrare. E anche da qui, perché c'è un pezzettino più alto, più grande, come vi ho detto anche questo prima. E non gli permette alla pallina di entrare così facilmente. Quindi adesso voi mi dovete spiegare, aiutare a capire, perché io non sto veramente capendo come è possibile che questa pallina sia potuta scappare da qui. Esattamente così. Io avevo questa collana qua al collo e quando si è staccata la pallina, la collana mi è rimasta così, non si è aperta da nessuna parte, quindi questa non si è rotta in nessun momento, ma nemmeno la pallina si è rotta. Cioè, essendo che la pallina era dentro, perché raga, era dentro, è sempre stata dentro, com'è possibile che incastrandosi ad un cassetto questa si sia tolta, ma senza rompere nulla? Raga, io sto andando in confusione, aiutatemi. Questa è magia nera! Davvero, se riuscirete a darmi una risposta di quello che è successo con quella collana, mi sentirò una scema per tutta la vita. Perché vi giuro che mi sto letteralmente aprendo il cervello per capire come sia successo. Ho provato a farla vedere anche a Cri, anche a sua sorella, ma giuro che non ci arriviamo, non ci arriviamo. Già che ci sono, vado a mettere anche le scarpine. Eccomi qui, sono già pronta, anche il Madison, e qua ho un'acqua per Troy, perché se no devo fare tutto un giro gigante con la ciotola, preferisco portare questa qua, gliela verso e abbiamo fatto. C'è vento qua. Comunque, ho dato la pappa a Troy e niente, lui mi è un pochino saltato addosso, ma ha sporcato la tutina. Dopo, in teoria, se passo una spugnetta dovrebbe andare via. Non vedo che mangia, sto ciccione. Sì, dai, diciamo che ce l'ho fatta. Raga, ma questo pancino quanto sta crescendo velocemente. Ed è arrivata l'ora di andare a prendere la mia principessa. Sto scendendo, sono già dentro la scuola della Sele e adesso andiamo a prendere la mia principessa. Non mi sono dimenticata l'acqua. Ok, Selenita ha preso, dopo vi racconto quello che ci ha detto la maestra e che adesso siamo di fretta, che c'è appunto la mia vicina che ci sta aspettando. Siamo appena tornate a casina e è stata troppo carina, infatti ho subito chiesto alla maestra come è andata oggi, è andata tutto bene. E allora mi ha detto che l'inserimento finisce appunto martedì, che tanto poi iniziano le vacanze di Pasqua, e quindi quando rientra a scuola potrà fare già l'orario completo, quindi fino alle 4, 3 e mezza, 4 mi sembra.
E nulla, sono un botto contenta, l'ho vista, era lì al parco, ma poi oggi c'è una bellissima giornata e quindi gli tengono fuori dal giardino che c'è veramente un sole, faceva caldissimo con la loro felpina. E nulla, era veramente un sacco contenta, la Seli ha bevuto la sua acqua e la maestra mi ha detto che ha fatto il bis della minestra che c'era, di una vellutata, e che è stata molto brava, ha detto che per il momento lei gioca, cioè, lei preferisce giocare da sola, a volte gioca con i bimbi ma non troppo spesso, però ha detto che è normale perché è piccolina e gli piace di più giocare da sola. Altra cosa, ha detto che comunque si sta orientando molto bene, che se c'è qualcosa che loro comunque quando non mangiano che loro me lo dicono subito e che per il momento va tutto stra bene. Infatti sono troppo contenta, vi giuro, io andare a prendere la sera a scuola è bellissima perché lei ti vede e ti fa un sorriso gigante, ma si vede proprio che si sta divertendo, che sta bene, che è contenta, quindi mi fa veramente troppo piacere. Amori, anche oggi siamo giunti alla conclusione di questo video. Io vi mando un bacione, spero di comunque avervi tenuto un pochino di compagnia e vi auguro una bellissima giornata. Ci vediamo domani con un prossimo video che sicuramente sarà della giornata di oggi, che ho già deciso con mia sorella che ci vedremo.